Nel corso della settimana teologica del MEIC in corso a Camaldoli è intervenuto anche lei sul tema spiritualità, e politica. Come si sviluppa questo rapporto? Il rapporto tra spiritualità e politica si sviluppa a partire da una prima elementare considerazione, il fatto cioè che la coltivazione di una vita interiore è il primo luogo in cui una persona arriva a sviluppare convinzioni che diventeranno decisioni, che diventeranno scelte, azioni, e dunque possiamo dire che avere una vita interiore è una virtù anzitutto del cittadino. Spiritualità la intendo esattamente in un senso ampio che può certamente abbracciare anche un'ispirazione che viene da una fede, ad esempio dalla fede cristiana, ma in senso molto più ampio la intendo come attenzione, sete, ricerca del senso del vivere con gli altri e dunque anche come impegno a costruire con e per gli altri una città umana e dunque dando vita a una politica che sia giusta, che sia umana o per riprendere le parole di Papa Francesco, quello che lui chiama una politica con la P maiuscola, una grande politica. Teologia dell'impegno politico, questo è il tema trattato in questa sessione pomeridiana della settimana teologica del MEIC dedicata al tema del rapporto tra fede e politica. Lei ha tenuto un denso intervento, lo vuole condividere con i nostri telespettatori brevemente? Il senso dell'intervento era il tentativo di ricollocare il Magistero di Francesco dentro le grandi linee della riflessione della teologia del Novecento, dei primi decenni del XXI secolo sul politico e sulla politica, sottolineando come nella visione di Francesco, nel modo in cui il Papa parla del politico, intervengono tutta una serie di elementi maturati nella esperienza di Jorge Mario Bergoglio, gesuita latinoamericano e poi vescovo e arcivescovo di Buenos Aires. E quindi c'è tutto un lessico e una ricchezza concettuale in cui i termini chiave, popolo, politica, Stato, nazione, lo stesso termine democrazia hanno un'accezione molto peculiare, anche diversa rispetto all'accezione europea, e il pontificato di Francesco rappresenta per la teologia europea un'occasione per rinnovare la propria sensibilità su questi temi che sono temi chiave, perché sono i temi e sono i termini che sono nel dibattito politico di oggi e che spesso sono anche abusati. Basta pensare al modo a volte molto confuso con cui si parla oggi di Stato o piuttosto che di nazione. Ecco, la teologia in questo contesto, anche grazie allo stimolo che viene dal pontificato e dal magistero di Francesco, riguadagna o vede aprirsi davanti a sé una prospettiva e un ruolo culturale dentro il contesto europeo, dentro il dibattito europeo, come uno degli strumenti con cui arricchire la cultura dell'Europa in questa fase così delicata di cambio d'epoca. Parlando di teologia dell'impegno politico, parliamo del senso cristiano dell'impegno politico dei credenti e dunque il dato di fede sostanzialmente, che cosa la fede cristiana dice in materia e l'impegno politico dei cristiani, dunque non un impegno politico in generale, ma di coloro che credono, dei battezzati, credenti, è parte dell'annuncio del Vangelo, è un impegno ecclesiale. Questo evidentemente pone delle sfide perché un impegno politico è necessariamente un impegno partitico. E allora qui si pone il problema di una comunione di fede unica e di opzioni politiche diverse. E su questo noi abbiamo bisogno di ulteriore riflessione. Non siamo arrivati ancora a una teologia chiara, abbiamo bisogno di studiare questo, di approfondirlo, di discuterne, perché dobbiamo arrivare a comprendere che la comunione è possibile anche nelle differenze. Comunione non è omogeneità. La comunione necessita, non soltanto sopporta il pluralismo. Il pluralismo, le differenze fanno bene alla comunione, ma tutto questo va pensato, richiede ancora approfondimento e pensiero.